Ciao a tutti da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo insieme un delizioso rotolo, il rotolo giapponese. Per iniziare la preparazione avrete bisogno di 4 uova, ma dovete dividere i tuorli dagli albumi. All'interno di una ciotola inserite 4 tuorli e aggiungete 80 g di zucchero. Unite 60 g di farina 00, mezza bustina di lievito per dolci. Se volete potete aggiungere qualche goccia di aroma al limone e mescolate bene il tutto con lo sbattitore elettrico. Tenete il composto un attimino da parte e montate gli albumi a neve ben ferma. Incorporate gli albumi delicatamente con una spatola con movimenti delicati che vanno dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Per la cottura utilizzerò una di queste teglie. Le teglie, nel caso vi interessassero, sono dell'azienda Nobile Lovely Care. Vi lascio sotto il link nell'info box. È un set di tre teglie in alluminio, costano veramente poco, quindi date un'occhiatina. Sono molto leggere, quindi molto pratiche da utilizzare. Io utilizzerò la misura questa qui, che è una via di mezzo ed è 30x36. Adesso la rivesto con la carta da forno. Versate il composto all'interno della teglia. Anche la spatolina proviene dallo stesso luogo, quindi andate a dare un'occhiatina perché troverete tanti articoli per la cucina. Livellate bene il tutto. Pronto per andare in forno. I tempi di cottura e i gradi ve li dico dopo per essere più precisa. Ed ecco qui pronto. Io l'ho cotto in forno caldo statico a 180 gradi per circa 8 minuti. Se volete adesso ritagliate un po' i bordi con un coltello. Adesso dobbiamo girarlo, quindi sopra metto un foglio di carta da forno, giro, togliete la carta che avete utilizzato per la cottura. Noi abbiamo scelto la Nutella, aggiungete qualche cucchiaiata di Nutella e spalmatelo aiutandovi con un coltello. Ed eccoci alla parte più delicata, arrotolate, ma come vedete potete stare tranquilli, non si rompe. Ed eccolo qui il rotolo pronto per essere gustato, come avete visto è morbidissimo. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, mi raccomando se provate a farlo fatemi sapere, se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e se il video vi è piaciuto lasciateci un pollice in su. Ciao a tutti e alla prossima video ricetta. Ciao!